Grave incidente alla rotonda delle vittime del terrorismo. Convenzione tra comune e associazione informatici. L'ultima fatica editoriale di Giacomo De Antonellis. Benvenuti a questa nuova edizione di LTG, lieve scossa di terremoto registrata questo pomeriggio nell'area del Fortore in provincia di Benevento. Il sisma di magnitudo 2.4 è avvenuto intorno alle ore 16.45 ed ha avuto come epicentro il territorio di Montefalcone di Val Fortore. Secondo gli esperti dell'INGV, il movimento tellurico sarebbe avvenuto ad una profondità di 11 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. E questi sono i comuni entro i 10 km dalla rilevazione: Baselice, Castelfranco, Foiano di Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, San Bartolomeo Ingaldo, Casarbore e Roseto Valfortore. Grave incidente stradale alla rotonda delle vittime del terrorismo all'ingresso di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, una Vespa sulla quale viaggiavano due fratelli del capoluogo ha perso il controllo cadendo a terra e scontrandosi con una Mercedes classe A. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il passeggero del ciclomotore, una trentenne, che è caduta pesantemente a terra. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata portata al pronto soccorso del vicino ospedale Rummo. La ragazza avrebbe riportato contusioni agli arti inferiori ed alla schiena. Sul posto, per i rilievi del caso e per gestire il traffico sulla frequentata arteria, gli agenti della squadra volante della questura di Benevento. E i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita hanno catturato nei pressi di un'abitazione nella zona di San Rolenzello un romano 55enne pluripregiudicato ricercato perché colpito da ordine di carcerazione che, dovendo espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione a seguito di una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Roma per spaccio di droga del 2011. L'uomo, che da qualche mese si era spostato dalla capitale nella Valle Teresina, è stato catturato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cerreto Sannita mentre rincasava in un'abitazione isolata fuori dal centro abitato. Il provvedimento che aveva in carico riguarda una condanna a seguito di un arresto avvenuto nell'aprile 2011, quando i carabinieri della capitale lo trovarono in possesso di circa 500 grammi di marijuana. Il curriculum del ricercato è pieno di arresti e precedenti per spaccio e detenzione di droga. Dopo le formalità di rito, il 55enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria romana. E proseguono i servizi antidroga predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo ha arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 42enne beneventano. I militari sono giunti all'arresto a seguito di alcune segnalazioni circa frequenti movimenti sospetti nella zona in cui dimora l'uomo. Pertanto, al termine di svariati servizi di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno deciso questa mattina di procedere a una perquisizione domiciliare. Nel corso del controllo, all'interno di un cassetto è stato rinvenuto un pacchetto di hashish del peso di circa 100 grammi avvolto in una pellicola di cellofan nascosto e probabilmente destinato al mercato locale dello spaccio. Sono stati sequestrati anche 1.900 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell'attività illecita. Al termine delle operazioni, i militari hanno condotto l'uomo alla caserma sede del comando provinciale per sottoporlo al fotosegnalamento e ai conseguenti accertamenti, alla cui conclusione è emerso che l'uomo era già stato arrestato in precedenza per reati inerenti alle droghe. Infine, l'uomo, su disposizione del PM di turno Nicoletta Gianmarino, è stato associato alla casa circondariale di Contrata a Capodimonte, mentre la droga è stata sequestrata in attesa dei conseguenti esami di laboratorio. Ed è stata firmata un'importante convenzione tra comuni e associazioni informatici senza frontiere in materia di disabilità. Vediamo il servizio.
Allora, oggi siamo qui a Palazzo Mosti per firmare un accordo di partenariato con l'assessorato alla cultura e all'innovazione del Comune di Benevento, il Convitto Nazionale e noi di Informatici Senza Frontiere. Informatici Senza Frontiere in questo momento sta lavorando molto su progetti legati alla disabilità, con progetti come Strillone, un'app per smartphone per non vedenti, tastiere virtuali per permettere di collegarsi ad internet a tetraplegici e carrozzelle che si muovono con il movimento dell'occhio. Il Comune di Benevento e il Convitto ci forniranno gli spazi per realizzare i nostri progetti, ci permetteranno di entrare in contatto diretto con le associazioni del territorio che potranno fruire dei nostri progetti. E realizzeremo insieme tante attività nel campo della disabilità. La prima che mi viene in mente è quella che verrà realizzata durante Benevento Città Spettacolo, è una mostra per persone vedenti e non vedenti, una mostra di quadri tattili. All'ingresso il visitatore verrà fornito uno smartphone con tecnologia di comunicazione di prossimità. Sarà accompagnato durante questo percorso di quadri tattili e all'avvicinarsi ad ogni quadro verrà attivata sullo smartphone una voce e una musica che lo aiuteranno ad approcciarsi al quadro. Ci saranno anche degli orari di visita in cui lo smartphone si terrà all'ingresso nel cassetto e ci saranno delle persone non vedenti dell'Unione Ciechi di Benevento che accompagneranno i visitatori durante il percorso della mostra. Un'altra iniziativa in cui come partner abbiamo sempre il Comune di Benevento e l'Assemblea Nazionale di Informatici Senza Frontiere, che si terrà il prossimo 18 ottobre qui a Benevento, con tema principale disabilità ed inclusione digitale. Dunque, mi preme sottolineare che noi un protocollo d'intesa fra Comune, Istituto Informatici Senza Frontiere e Convitto l'avevamo già stilato alcuni anni fa e abbiamo già fatto delle attività insieme. Questo protocollo di oggi, diciamo, è lo sviluppo delle cose già fatte. Il merito di tutto ciò va sicuramente all'Associazione di Informatici Senza Frontiere che ha proposto queste attività. Noi abbiamo semplicemente messo a disposizione quelle che erano il nostro spazio e le nostre attrezzature perché si possano realizzare attività aperte a tutti. Questo fa parte di un modo di concepire la scuola che credo debba essere, che credo sia quello giusto, cioè la scuola come un luogo aperto a disposizione della collettività in cui si fanno non solo le attività formative per i ragazzi, ma è uno spazio con delle competenze e con delle attrezzature a disposizione di tutto il territorio e di chi voglia proporre cose come in questo caso meritorie. Ecco, in cosa consiste questa iniziativa? Questa iniziativa, poi lo spiegheranno meglio gli amici di Informatici Senza Frontiere, consiste nel mettere in campo una serie di interventi che consentano a chi solitamente è escluso, dalla fruizione delle nuove tecnologie di poter approcciarsi in modo diverso. Quindi persone hanno fatto delle esperienze con persone della terza età, ma anche in questo caso con persone con disabilità o con difficoltà. Diciamo che c'è molto da fare perché uno dei settori su cui l'Italia è notoriamente in ritardo è l'educazione permanente degli adulti. Per dire, l'obiettivo era quello di avere un 20% di adulti che torna in formazione, noi non siamo neanche al 6% a livello nazionale, quindi davvero su questo c'è da lavorare. Ci incontriamo non soltanto sul piano dell'apertura delle opportunità ai diversamente abili, anche dal punto di vista dell'accesso all'informatica, che oggi è fondamentale, si è fuori dal mondo se non si riesce ad avere una via d'accesso al mondo, anche su internet, ma anche da un punto di vista culturale. Noi ospitiamo a Città Spettacolo una mostra di quadri fruibili dai non vedenti, ad esempio, quindi c'è anche un contatto diretto con l'UIC, cioè l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Insomma, una serie di iniziative che stanno mettendo in campo questi ingegneri di Benevento sulla nostra comunità e a cui il Comune di Benevento ha risposto presente.
Con una nota trasmessa al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al segretario generale, al sindaco e dai consiglieri comunali di Benevento, l'esponente di SIL Luigi Nenigris ha segnalato alcune irregolarità nel riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'ente. Questa importante attività, ritenuta di fondamentale importanza per conferire veridicità ed attendibilità ai principali documenti contabili degli enti pubblici, tra cui il rendiconto, scrive De Nigris in una nota, è spesso attuata con una prassi contabile poco attenta o disinvolta per consentire maggiori spese agli amministratori. Occultare la realtà contabile degli enti che vivono al di sopra dei propri mezzi significa però solo rimandare l'emersione di buchi in contabilità che inevitabilmente si ripercuoteranno sui cittadini. Le numerose osservazioni dalla Corte dei Conti regionale, elencata nelle motivazioni della mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, tra cui il richiamo alla non veridicità e inattendibilità di alcune informazioni contabili continua, ritenevano potevano servire a segnare un cambio di tendenza nel modo di approntare documenti così importanti da sottoporre all'organo consiliare. Mi sbagliavo. Errori, incongruenze, inattendibilità di alcuni documenti si ripropongono all'attenzione del Consiglio Comunale in modo ancora più disinvolto e superficiale. Nell'ordine richiesta, prosegue il consigliere comunale, ho evidenziato le palesi contraddizioni che emergono tra le note di alcuni funzionari comunali e la determinazione dirigenziale, ovvero la numero 37 del 13 giugno 2014, con la quale si è proceduto al riaccertamento dei citati residui. Uno dei funzionari afferma di non aver svolto una verifica completa, puntuale ed analitica dei residui attivi, teso che tali dati afferiscono a decine di migliaia di posizioni. A causa della mancata consegna di documentazione da parte del precedente responsabile, un altro che si stava attivando per la verifica della sussistenza dei presupposti in ordine alla loro concreta riscossione. E così c'è scritto. E cosa c'è scritto in sintesi nella determinazione dirigenziale numero 37 del 2014 che a dire del dirigente conferisce piena veridicità ed attendibilità ai dati di bilancio e al risultato di amministrazione del conto consuntivo del 2013 che i dirigenti hanno effettuato un'opportuna valutazione sulle ragioni di mantenimento di in tutto o in parte dei residui attivi e passivi da riportare nel conto del bilancio 2013 previa verifica del permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento e o l'impegno che il servizio finanziario ha provveduto all'eliminazione di quei residui ritenuti insussistenti e o prescritti, ovvero a confermare gli stessi a seguito di mancata trasmissione degli elenchi nei tempi previsti, che le operazioni di riaccertamento sono derivate dalla verifica delle ragioni della loro sussistenza effettuata sulla base delle ordinanze contabili risultanti dal conto del bilancio del 2012, dei residui maturati a seguito della gestione di competenza del 2013 e delle informazioni raccolte presso i vari uffici e dai relativi responsabili relativamente ai vari procedimenti di entrata e di spesa, ancora delle prescrizioni, insussistenze ed inesigibilità previste per la legge. Perfino da avversario politico, sottolinea l'esponente di SIL, mi risulta difficile commentare questa ulteriore, contraddittoria e disarmante superficialità. Un comune capoluogo non può esporsi alla probabile dichiarazione di nullità dei provvedimenti da parte degli organi di controllo contabili ed amministrativi. Ad essere compromessa non sarebbe solo la credibilità di un ente pubblico o di chi lo amministra, quanto soprattutto la dignità dei suoi cittadini. Ho ritenuto pertanto indispensabile, prima della discussione dell'argomento, conclude De Nigris, chiedere che la struttura tecnica disponga le necessarie verifiche per accertare quanto sopra esposto e relazioni al Consiglio, che l'organo di revisione, che già nelle conclusioni del suo parere del 27 giugno 2014 ha segnalato l'assenza della motivazione sull'effettiva riscuotibilità di parte dei residui, eserciti le funzioni di cui, refertando al Consiglio Comunale prima della discussione consiliare. E voltiamo del tutto pagina, infatti è stata presentata presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori l'ultima fatica editoriale del giornalista Giacomo De Antonellis dal titolo «Il Papa Beneventano Vincenzo Maria Orsini, Benedetto XIII» e vediamo il servizio. Quindi qual è la necessità di scrivere un testo sulla figura di questo Papa, molto importante tra l'altro?
È una necessità immediata, perché venendo a Benevento ho notato che non c'era un testo completo e aggiornato su questo personaggio che è straordinario, 44 anni di pastore sulla cattedra di Benevento, e uno dei pochissimi pontefici che ha voluto mantenere anche il vescovato precedente. E questo è un attestato di affetto e di capacità anche di lavoro. Consideriamo che siamo tra fine 600 e inizio del 700, quando i mezzi anche per muoversi erano molto ridotti, e quindi tutto quello che si faceva produceva uno sforzo enorme al personaggio. È soltanto comunque un testo biografico oppure c'è altro, diciamo? È un testo essenzialmente biografico che ripercorre le fasi dalla gioventù, dall'infanzia, anzi fino agli ultimi giorni. Però lungo il testo ci sono numerose escursioni che riguardano anche la vita della città, non solo di Benevento, ma anche di Roma, di Cesena, di Manfredonia, essendo stato vescovo in più località. E quindi uno sguardo un po' allargato, e anche all'ambiente romano, soprattutto durante il periodo del pontificato, che è stato un pontificato anche abbastanza discusso da alcuni, soprattutto per le vicinanze che lui aveva con personaggi che la storia ha giudicato in qualche modo non sempre favorevolmente, e parlo proprio di personaggi beneventani. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento con la programmazione di LTV.